Cioè pensate anche, naturalmente la filosofia cambia, non è il capolavoro che deve stare, almeno per me. Se posso, se io dovessi io ringrazio molto il professor Di Lire per l'intervento che ha fatto, che io condivido assolutamente totalmente. Noi abbiamo, quando abbiamo iniziato a lavorare in questo settore, ci rendevamo perfettamente conto di quelle che erano le nostre, prima di tutto, carenze e mancanze. Siamo partiti di lì e poi abbiamo capito anche quali problematiche, poco alla volta, c'erano dall'altra parte. E abbiamo cercato di avvicinarci e scambiare le esperienze e le conoscenze. Allora, se si deve fare un restauro al meglio, o almeno peggio, non si può prescindere da un esame preliminare del materiale. Discutire. Non si può fare. E quindi allora, prima di tutto l'esame del materiale, insieme, considerando le fonti storiche, andando a vedere che cosa si sa, andando a testare, ecco la domanda che mi era stata rivolta precedentemente, ma come fate in sostanza di quello che? Allora noi abbiamo un doppio registro, cioè abbiamo il registro della fonte storica e andiamo a verificare con le nostre metodiche se è documentato e nel 100% diverse botteghe operavano in maniera di posizione delle leghe metalliche, dalla differente composizione degli smalti c'era possibilità tra una bottiglia e l'altra. Le cose che sono state mostrate, c'erano smalti con alla base, con base, ma c'erano degli smalti a base sodio. E questo ci consente di, è uno spartiacque, quando si usava il sodio, quando si usava il potassio e poi tutti i vari elementi cromofori e le varie... Allora, con la triste peccato originale, di ricerche, prima di mettere mano abbiamo speso la maggior parte dei soldi alle ricerche, perché non potevamo fare diversamente. L'intervento è stata una logica conseguenza, cioè in mano a gente che è andata a scuola, non è più possibile fare il discorso del... Ha perfettamente ragione, perché è un vecchio sogno che è finita, per piacere, se vogliamo fare, vogliamo salvare il nostro patrimonio. Se vogliamo, se fosse sul serio, noi lo dobbiamo fare. Il problema è che dobbiamo farcela. Intanto possiamo farcela. Poi ecco, partendo da possiamo, vedremo di farlo. Vedremo di farlo insieme. Come i cosiddetti vari, cioè quelli che lavorano non in maniera scientifica ma sulla base dell'esperienza, non distinguono l'intervento lo fanno sulla base di quella che è la ricetta di bottega, indipendente che il materiale sul quale vanno è catastrofico. Allora invece noi abbiamo oggi la possibilità di fare diverse, non ci discutiamo, possiamo fare tante bellissime cose, tanto più nella mia rettore per l'agenzia per i rapporti con l'esterno. Noi abbiamo l'intenzione di continuare ad andare nella direzione del trasferimento tecnologico, è per questo che abbiamo fatto convenzioni con mezzo mondo nel territorio e abbiamo intenzione di continuare a fare questi punti. Non è possibile altri. Siamo perfettamente d'accordo. Però guardate caso anche su territorio. Ma noi possiamo, noi andremo. Mi chiarisce che la cattedralina così che è l'ismale Alto di Ungheria non è assolutamente un dono di cattedrale, no, scusatevi, a te c'era, non è un dono di Carlo da Gio, ma ti dico perché la Basilica fa passare sul sale, cioè attenzione, se voi utilizzate come storici dell'arte rispettabilissimi Padre Cioffoli e Don Barracale, andate a pescare, per esempio, la corona non è mica di Ruggero II, che naturalmente da solo non aveva una testa così, non è nessuno alla fine del XII, non è, ed è detta di Carlo Caligiano, mentre è una corona di Dio.
positiva, come se ne trova tanto. Quindi attenzione, in quel PowerPoint inverte i due termini, questo perché chiunque sia un po' più addentro lo sa. Naturalmente quando queste cose sono dei tesori delle chiese, hanno tutte le leggende intorno. La faccenda di Carlo da Gio è nata da tutto una leggenda della letteratura locale, non dei documenti, nessuno che dice questo, capito? Quindi andateci cauti, perché può essere altrettanto da verificare senza una macchinetta, purtroppo con l'esperienza. Allora io vi invito tutti al prossimo incontro del 4 con la professoressa Anna Martellotti, il tema è arte della cucina.